il come si chiama, il quill che abbiamo usato prima sulle ninfe, facendo unendolo praticamente ai sintetici che vi ho detto che adesso ho fatto più sottili rispetto a quelli di prima. Allora, le code io le faccio sempre in gallo, come ho sempre fatto in vita mia, senza stare a fare niente di strano. Facciamo le nostre codine. Faccio una ninfa in quill, ma fatta con i sintetici nuovi, più sottili. Non ho capito. No, questo qua è un pezzo di gallo indiano da un euro. Il gallo pardo, comunque, se vi interessa, mi arrivano 500 mazzi di gallo pardo dopo domani, quindi se vi interessa ditemelo, lo faccio avere. Non uso mai il fagiano, no? No, allora, perché non uso mai il fagiano? Questa domanda è intelligente. Sulle ninfe, 10 massimo fino al 12 puoi usare il fagiano, ma al 12 già tirato. Sotto non lo usi perché? Perché altrimenti la trota può succedere che scambi la coda per il corpo, quindi attacca la coda invece attaccare il corpo. Per cui di prima sempre. Hai capito? Allora. No, no. Che la trota non è così scema come tutti credono. No. Di più. Poi temo li guarda proprio. Poi guarda la trota trova. Ma anch'io. Dimmi che cosa. Naturale, sì sì, ma io lo uso tantissimo qui naturale, sto usando il qui naturale anche siccome adesso faccio una linea di qui naturale mia, ho fatto, sto facendo vedere com'è la qualità perché mi sembra anche giusto mostrarlo in quello che faccio. Ah, quindi è già spelato, è così, è così come lo vedi, guarda. No, pensavo che c'era una preparazione dietro. È così. Dopo se vuoi, no, è già fatto così. Le buste, 25 pezzi. Sì, sì. Allora, e usiamo i sintetici. Per usare il sintetico però facciamo anche una bella saccarare, fatta rossa, che mi piace. Perché, allora, sapete che normalmente la gente fa lo spot rosso, tutte queste belle cose qua. Io adesso, da quando sto usando questi filati qua, sono filati UV, tutti questi, invece di fare il tag, quello che sia, uso direttamente questi. Quali? Questi qua? Sì, sono io. Cazzo, hai finito? Ah, ok, quindi c'hai il mister fatto tutti i colori. Sì, te l'ho finito, non so perché. È vero, a fare le mosche. Poi ho rubato un filo, se dopo lo volete. Vabbè. Cosa? No, niente. Perché? Cosa è successo? Sono saltato io. Sì. No, con l'altro schiaccia. È al centro, c'è l'interruttore al centro. Centro. No, è montiamo il dabi. Questo è passato. Vedete questo dubbing che sto usando per il torace com'è sottile? Dopo chi fa le ninfe, questa è una cosa interessante. Facciamo una saccarare così. Chiudiamo. Finito. Questa la temolo è eccezionale. Io usare quel bisturizzo lì all'ospedale. Sai come la tua ombra per forza. Ti spaventi. E questa cosa qua, la cosa buona, viene dato dal sia il quill, ok, ma anche soprattutto dalla morbidezza e da quanto è sottile il dubbing. Per adesso vi faccio vedere aperti, ve li faccio vedere.
guardate.